Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro. Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse la puntata di Un giorno da pecora. Non l'ho fatto per lei, ma per Geppi l'ho fatto. Vabbè, oh. Ed è sempre, sempre, sempre. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio. 1111, cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Bella la musica, eh? Anche beh, quando è un po' più solo si dice musica di sottofondo, ti appunto, piace, perché sì, è sullo sì, sfondo. Sì, lo so, lo so. Tu che mi hai detto la forcina? Tutta nera, la forcina. La forcellina, come sì, la chiamava sì, mia nonna. Certo, adesso sei vestita qua con la maglietta nera, ieri sera ti ho visto, splendida cornice, tutta elegante. Mi hai visto ballare. Ballare, mi piace. Vestita un po' anni 80. Piace quando balli. Io sono rimasta sì, figlia degli anni 80, ballare, mi piace quando cioè, balli, dimenarmi sì, a sì, senso sì, di un ti ho visto senso, un po' così con Bonolis che perché mi sono anche un po' sì, veramente ero un po' più così anche con sì, con lì, hai visto, con lì ero lì con lì. Lì no, con lì dormivo già quando c'era lì, no, mi spiace, dormivo, ho visto un po' di Piazza Pulita, arrivederci, poi, puoi so, guardarmi in replica su Rai Play, sul glorioso se, mondo passo, di Rai Play, che permette a tutti i fruitori del servizio pubblico giuro, di indugiare o recuperare le cose smarrite, che passo tutto il weekend a rivedere la tua puntata di ieri sera di Spedia Conice su Rai Play. Lo so, mi sono perso Stefano Fresi e non sarebbe un vero peccato, no, grande infatti, Stefano Fresi, scherzi, anche Giovanni bicicletta sì, molto sì, bello sì, ma li fai uno per volta, quindi nel in che senso? No, non Aldo, è una bella cosa da dire sì, no, che senso una cosa, e poi c'era anche, hai visto, c'era anche Cledi, cioè non Cledi, c'era Cledi, però c'era la sua sì, c'era sì, la, Cledi c'è sempre, c'è proprio la sua anima sì sì, no sì, dico vabbè no, li faccio uno per volta, dico Aldo, Giovanni insieme, ah sì, infatti manca Aldo, però Aldo è Sicilia, non si riesce a trovare. Sì, comunque c'è l'aereo, volendo, c'è il ponte adesso, quindi potrebbe tornare. Bene, che bello. Allora, oggi è venerdì, sì, quindi sì, di sì, solito tu mi fai... pesce. No, quello è giovedì. No. Giovedì. Ah no, no, venerdì gnocchi, pesce. Ma, scusa, no, scusa, no, ma venerdì pesce in quaresima. Ma scusa, tu fai giovedì, cioè venerdì gnocchi e giovedì pesce, fai così tu? Io no, per esempio, giovedì gnocchi, venerdì pesce, pesce, si dice così. Non lo so, non so dove si dica così. In quaresima, perché il venerdì non si mangia la carne. Carne, certo. Comunque bisognerebbe mangiarne anche molto meno, meno anche quando meno, non sei in quaresima. Sì, sì, certo. Comunque, tu di solito mi dici cosa succede nelle camere, volevo certo, un po' sapere, la tua? Nella mia niente, niente, non ho provato a vedere, ma proprio niente, sono andato lì con... Nella mia c'è stata la parata. Ma come la parata? La di parata chi? Militare. Buffon, c'è chi c'è stato? Donnarumma? No, la parata proprio... Ah, cosa ho passato? Ponzi, cioè c'erano i tamburi, le trombe. Colpi, certo, sì, sì, bene. Molto bello, molto variopinto. Mentre nelle nostre aule parlamentari, proprio, sì, sì, interviene la vice ministra Vania Gava della Lega, vice ministra dell'ambiente e della sicurezza energetica. Pensa, è la vice ministra di Pichetto e di Fratin. Presidente, per chiedere una sospensione di 20 minuti. 20 minuti. Dove deve andare? C'è la sospensione. Ma non deve so, fare qualcosa? Sì, sì, perché c'è la sospensione, un attimo, così. E c'è Rampelli che presiede, allora... Bene, allora la seduta è sospesa e riprenderà sì, alle ore... 17:40. Tanto sotto c'è un casino che non è inimmaginabile. Non è sospesa sentito, per sopraggiunto casino. Sì, sembrava di essere, non so, la stazione. Quindi 17:40 teoricamente la sospendono alle 17:15. In realtà non riprende la seduta proprio alle 17:40. A che ora? Alle 17:55. Quindi so che per te non c'è nessuna differenza. Se ti dicono viene 17:40. Ma dai, 15 minuti di ritardo. Sì, possiamo capitare. Però 15 minuti di ritardo. La seduta è ripresa? Con qualche minuto di ritardo? No, Rappelli, non qualche minuto di ritardo. 15 minuti di ritardo. Ci sono stati problemi tecnici sulla sì, stampante. Ma come sulla stampante, Rampelli? Il toner, il toner, oppure il ciano. Il ciano. Era finito il ciano? Il ciano cubano, non so, forse la stampante, hanno finito la carta. Cosa è successo? E quindi? E quindi abbiamo dovuto recuperare un altro supporto. Cioè, un'altra stampante. La tradizione orale, orale, cioè uno raccontava quello che c'era scritto. Non lo so, sì, comunque non c'era, hanno avuto un problema con la stampante. Pensa in che mani siamo, che al Senato, cioè alla Camera, non funziona la stampante. Poi arriva No, più che altro ne hanno solo una. Scusa, che non funziona la stampante può capitare ovunque. Sono andati di corsa al Senato a farsi imprestare una stampante. Poi arriva Federico Fornaro, Partito Democratico. Signor Presidente, arrivano segnalazioni da diversi colleghi.
Di cosa? Cosa è successo? Niente, una mala stampante. No, ma non penso sia quella. È finito quello. No, quello, beh, il problema l'abbiamo risolto. Abbiamo preso un'altra stampante e il problema è risolto. Cosa è successo, Fornaro? Diciamo, segnalazione di cosa? Di problematiche legati a disservizi sui treni. Certo, sì, sono arrivati loro con le problematiche dei disservizi dei treni. Ce ne parlava ieri Bonelli, che poi deve andare a piedi. In particolare dove, Fornaro? In particolare sulla linea Milano-Roma. Ecco, certo. Beh, veramente una novità. Novità, proprio. Succede spesso. Quindi c'è questo disservizio. Ma perché in Parlamento si parla dell'orario dei treni? Scusi, Fornaro. Quindi saremmo a chiederle un rinvio di mezz'ora dell'inizio della seduta. Certo. Hanno chiuso. Hanno messo sulla la moca. Quindi si va di rinvio e rinvio. Una volta c'era il rinvio militare, invece adesso qua c'è il rinvio per disservizi dei treni. Ma perché? Rampelli, cosa facciamo allora? Se non vi sono osservazioni, che non vedo palesarsi. No, non vede palesarsi le osservazioni, perché talvolta le osservazioni si palesano. A me è capitato. Sì, sì, ti dice, ma cos'è questa? Un'osservazione. Mi sto palesando. Eccola qua. Cioè, certe volte sono anche molto palestrate le osservazioni, invece. Ah, le mie preferite. Lo so. E si intende, Rampelli? Si intende accolta la proposta del collega Fornaro. Sì. Dunque, la seduta è aggiornata alle ore 15. Bene, quindi un altro rinvio. E quanto tempo? Non erano 17:55. No, ma quella era un'altra seduta perché stavamo cercando. Non hanno fatto un rinvio dalle 17:55. No, qua c'è il treno in ritardo. Allora, una volta hanno rinviato perché la stampante non c'era, una volta perché era in ritardo il treno. Poi sempre Rampelli. Ricordo che per prenotarsi la richiesta di intervento. Cioè, se uno vuole intervenire in aula, che cosa bisogna fare, Rampelli? Occorre farsi, diciamo così, notare. Ah, beh, certo, quindi se tu sei in aula. Cioè, cosa fai? Ti metti un buffo cappello, ti vesti strano, ti spogli completamente. Apri un ciringhito, invece negli scranni. Oppure inizi a cantare improvvisamente. Beh, ti si nota. E così ti danno la parola, credo. Alzare la mano. Era banalissimo. Poi quando devi andare in bagno, dicevo, a scuola. Cioè, però voglio parlare Lauro, io. Lauro, prego, dica. No, non ero io, giuro. No, ho sbagliato, non c'ho niente da dire io. E quindi anche quando non si riesce a votare, bisogna alzare la mano. Ah, quindi se non riesci a votare, alzi la mano. Ah, invece che abbassarla verso il pianolino, alzarla verso l'alto. Però io a questo punto mi chiedo, come fa Rampelli a capire quando uno alza la mano se vuole intervenire o se non riesce a votare? Perché il gesto è lo stesso, Rampelli. In giro, mi scusi. E il gesto è lo stesso, Rampelli. A questo punto però interviene Francesco Emilio Borrelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Pure in giro, mi scusi. Si sente preso in giro, si sente Borrelli di... Ma pure in giro dove? No, pure in giro mi prende in giro, Rampelli, dice Borrelli a Rampelli perché... Ma così è però difficilissimo, Rampelli. No, Rampelli a Borrelli. Rampelli a Borrelli. Borrelli, perché Borrelli? Presidente. Sì. Cosa è successo, Borrelli? Che cosa? Non lo so, Borrelli. Allora, io sono sempre molto rispettoso. Beh, questo si sa. Quindi non mi hanno rispettato il Borrelli rispettoso? C'è anche il fumetto, il rispettoso Borrelli. Ho detto pure in altre occasioni. Certo, beh, tutti si ricordano le occasioni in cui Borrelli ha detto di se stesso che era rispettoso. Stavo continuando a premere. Premeva, cosa Borrelli. Cosa premeva? Non so, premeva. Le olive, non è che preme le olive in aula. Nel senso... Vabbè, guarda, non mi stupirei più di nulla. Niente, certo. No, Borrelli, di Alleanza Verdi e Sinistra, cosa premeva? Non riuscivo a votare e appariva bianco. Ah, bianco, ha bianco. Ha visto la luce bianca? La Madonna, sì. Lui premeva Borrelli in aula e sul suo tasto per votare. Premeva e vedeva bianco. Lei mi dice pure di stare più attento. Certo. Sì, stai attento. Quando attraversi... No, le strade, le strisce. No, ma non riusciva a votare Borrelli. Premeva. Allora deve alzare la mano. No, ma vedeva bianco mentre premeva. Più attento di così e premere. Ha ragione, però no, Borrelli. Basta che non veda rosso. Adesso sta vedendo rosso, no, però, ma che perché rosso? È un po' nervoso. Però scusa, se Borrelli preme e vota, perché Rampelli deve dire stia attento? Deve premere bene, forse? Sono venuto a scrivere il voto. Ma no, che scrive? Ma dove l'ha scritto? Ma no, sulla scrivania di Rampelli. Però non è vale. Cioè, bisogna premere, credo, Borrelli. Onestamente non ho sbagliato io. E non mi va di essere redarguito. Giusto, dai, non piangere, Borrelli. No, redarguito è Borrelli. Ha fatto tutto giusto. Giusto, però Rampelli si è accorto di qualcosa? Purtroppo non è stato visto lo stesso, quindi... Ah, perché forse è piccolo Borrelli. Ma Borrelli, stai facendo body shaming a Borrelli? Ma perché non l'hanno visto? Non l'ha alzato la mano? Lui premeva il bottone, push the button, e vedeva solo bianco. White. Altrimenti gli avremmo dato la parola. Come dice Rampelli?
Altrimenti gli avremmo dato la parola. Eh certo, altrimenti gli avremmo dato la parola a Borrelli se l'avessimo a vista. Rampelli. No, no, a Borrelli. Rampelli, Rampelli a Borrelli. Però non l'ha visto perché quello premeva il bottone. Restelli? Chi? No, non è venuto. Non c'è. Poi chi c'è? Poi a un certo punto arriva Isabella De Monte. Ah sì, l'abbiamo conosciuta ieri. Sì, Italia Viva, Azione. Non possiamo tantomeno equiparare questi casi a quelli della ricongiunzione parentale. Della quelle della ricongiunzione parentale. Però c'è un po' di turbinio in aula e interviene Anna Ascani del Partito Democratico che presiede l'aula. Collega De Monte, presidente. Collega De Monte, aspetti un attimo. Aspetti, che Anna Ascani sta verificando qualcosina. Sì, sì. Quando arriva la Ascani mette tutti a tacere. Continuo, grazie. Collega Faraone, che c'è un caos insopportabile. Sì, perché lei non se n'era accorta, la Ascani. Perché evidentemente la Pempelli ha un'altra percezione della... La De Monte. No, no, la De Monte. La Ascani presiede l'aula, però... Sì, ma la De Monte deve essere abituata, sì, forse ha molti figli. No, ma non c'entra niente. Ho un marito rumoroso. No, è che la Ascani, dice, gli è stata suggerita da Faraone, che gli ha fatto un cenno dal Cairo dicendo guarda c'è un caos insopportabile, e quindi a quel punto la Ascani se n'è accorta. Allora Ascani, cosa facciamo? Aspettiamo che ci sia il silenzio dell'aula. Sì, va bene, a parte aspettiamo, che a me sembrava che ci fosse silenzio oggettivamente. Ma prima, sì, in effetti c'era un casino inaudito, adesso sì, anche prima, a me adesso mi sembra che ci sia silenzio. Poi comunque pensare che ci sia silenzio in aula è forse quasi... per Faraone il silenzio, perché è abituato lui la tomba. Tomba è chiaro, Faraone c'è un cioè, silenzio, basta uno che parla. Beh, chiaro, per lui è casino, certo, totale. Sì, sì, ma Faraone ha fatto così. Ascani, ancora? Colleghi, io posso stare così anche fino a oggi pomeriggio se non facciamo silenzio. No, fa le ma minacce. Ma Ascani non ha impegni, quindi. No, nessun impegno, d'altra parte, che impegni può avere? No, lei... è una bella donna, sì, impegnata, sì, in politica, sì, intelligente, però... deve andare a Perugia, sì, a trovare, no, gli amici. Ma no, lei fa sempre queste minacce. Siamo, no, qua... ci sono i castelli. Stiamo qua tutto il giorno, siamo qua al pomeriggio, fanno tutte le minacce. E a questo punto interviene Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra sul decreto qualità dell'aria. Signor Presidente, però abbia pazienza. Sì, Bonelli, cosa Bonelli? Succede? Bonelli, Restelli, Rampelli, tutti così ma si cosa chiamano? È successo? Ascanelli, tutti così alla Camera, Bonelli. Io, con tutta buona volontà, non è che... Non è che cosa? Non è che non posso? No, non lo so, non è che... Ha ragione, ero già intervenuto prima. Cioè, allora, lui Rampelli dice non è che il mio intervento entrerà negli annali, è questo. Ma perché si butta giù? Ma questo indubbiamente. Ma guarda che non è vero, sì. Lui adesso sta preparando un intervento che entrerà negli annali. Però non era questo. No, ma Rampelli dice ha ragione, perché prova ad aiutarlo Rampelli, perché c'è casino in aula. Mi sembrava che si fosse creato, diciamo, il clima migliore. Ma a me sembra un chiacchiericcio di sottofondo, proprio di gente che non gliene frega niente del fatto che stia parlando Bonelli e proprio niente. Però invece Rampelli... Colleghi? Naso. Intanto non si danno le spalle alla presidenza. Ma ha ragione, ma chi è che dà le spalle alla presidenza? Dei caffoni. Ma scusa, c'è gente che sta in aula e dà le spalle alla presidenza. Incroyable. È incredibile, Rampelli, ma... Ma soprattutto non si può disturbare chi sta... svolgendo la propria dichiarazione di voto. Tra l'altro con un tono, un cipiglio, ragazzi. Questo era Pirelli che no, stava questo facendo... è Rampelli. No, questo... era che stava facendo la dichiarazione di voto, era Bonelli. Rampelli si inquieta. Sì, perché dice c'è gente che sta con le spalle alla presidenza e disturba chi sta svolgendo la dichiarazione di voto. Voglio dire, cosa si può fare di peggio in aula così, Rampelli? Se avete bisogno di confrontarvi e parlare, trovatevi un amico. Ve ne andate? Fuori? Sì, oppure... c'è anche qua, ci sono due L. Sì, però... certo. No, cosa devono fare se vogliono parlare e confrontarsi? Potete tranquillamente farlo fuori dall'aula. Ho avuto paura di come finisse la frase, ma fuori dall'aula. Tranquillamente, non è che ve ne andate un po' agitati, no, tranquillamente. Nervosi. Sì, sì, sì. Cosa facciamo adesso, Rampelli? Aspettiamo un secondo, chiedo ai deputati di andare a parlottare fuori. Perché parlottavano i deputati, capisci? Non parlottate in aula, parlottate fuori. Ma d'altra parte, scusa, se uno non parlotta in Parlamento, dove altro parlotta? Con Carlotta puoi al massimo parlottare in Parlamento, o al massimo in parrocchia puoi parlottare. Parlotta. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che parlotta. Era pazzesco, ma poi finì e lì.
tanta gioia, felicità, con questa tassa tra-ta-ta-ta. Ta-ta-tampon tax, 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 ta-ta-tampon. Marina Berlusconi nega di aver usato Mediaset per attaccare la premier. Apprezzo Giorgia Meloni come donna. Le ricorda tanto sua madre. Un giorno da pecora, solo su Radio 1. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1 e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. Attenzione, è un bellissimo venerdì, venerdì, caspita, finalmente, sì. Finally is Friday, certo. 27 ottobre, sì. 27, sì. Su Rai One. Ma cos'è, su Radio 1, che come parli? Perché sono una ragazza che sai, oggi qua, domani là, ragazza, tanto... insomma, sì, adesso non esageriamo con le parole, cioè, Sono a woman, sì, esatto. I'm a woman in love. Sì, no, sì. Woman no cry, anche. Tra l'altro 370 giorni dalla nascita del governo di Giorgia. Poi tra 30 giorni, cioè tra un mese, sono 400 giorni di governo Meloni. Chi lo sa, chi lo sa, questa è la matematica, non è che vabbè, si può discutere. Tra 44 giorni potrebbe, se fosse in linea con gli altri, cadere, ma sicuramente no. È un anno che governo. Ne farò altri 4. Quindi abbiamo messo a posto meglio questa cosa. Se mi fermo. E infatti, brava. Tra 223 giorni, ragazzi. Cosa succede? Bruxelles. Bruxelles, le elezioni europee ormai sono proprio dietro l'angolo, una questione di giorni. Io già ho visto gli exit poll per dire quanto, quanto ormai tutto è così. E pensate che adesso sta per arrivare qui con noi, addirittura forse inquadrato dalla nostra buio cam. Per lui il buio è casa. Si vede, già, se uno è un esperto potrebbe già aver capito. C'è un po' di paura di vederlo al buio, però forse di più alla luce. Tutti gli ospiti che vengono da noi. Però lui fa paura. Ma anche gli altri, da sicuro. Però lui almeno lo fa per mestiere. Sì, ma anche gli altri. E adesso oggi con noi c'è... Ecco a voi! Dario Argento. Dario Argento. Che spavento. Dario Argento. Dario Argento, il maestro dell'horror, il più grande regista di tutti i tempi, il signor Dario Argento. Buongiorno. Ciao, Dario. Giappi. Ciao, bello, come stai? Che bello vederti. Anche a me, bello. Questa sedia è un po' così assassina, no? Glielo dico, sa com'è. È una sedia un po' così. È abituato lui, ai props. Come sta, signor Argento? Beh, adesso bene. Perché adesso dice... No, perché alcuni mesi fa mi sono caduto e mi sono rotto il femore. No. E quindi sono stato a letto un po' di tempo. Adesso... Grande forma, si è ripreso. Piano piano si va, certo. E si va. Si va. Bene, finalmente, perché è tanto che non ci vediamo. Si ricorda quando rompevamo le uova a Pasqua insieme, signor Argento? Venivo spesso. Certo. A Pasquetta sempre veniva. A Pasquetta, perché era il momento migliore. Senta, ma lei ha avuto sempre nella sua vita, nella sua carriera, dei soprannomi sempre particolari, no? Se le ricorda? No, il Giorgio. Fraticello... Non me lo ricordo, niente. Giorgio. Molto bene. E Vanity Fair scrisse Rachitico. Ma questo è un insulto, non è mica un soprannome, è un insulto. Sì, brutto questo. Brutto. Sì, brutto. E poi io donna, secco e smilzo. Ma no, veramente. Ma infatti... No. Mi chiamavano... Non so. Come la chiamavano? Siccome ero molto magro. Sì, certo. A scuola mi chiamavano Mauthausen. Mauthausen, sì, certo. Beh, insomma, era un modo un po' forte. Politicamente scorretto. Sì, diciamo. Molto, molto scorretto. E invece tu hai detto, negli aeroporti ero sempre quello che veniva fermato. Ma perché la fermavano? Ma perché? Cosa temevano? Non so, forse c'era un'aria da terrorista. Ma no, ma chi era da terrorista? Dario. Tu fai terrore, non sei un terrorista. Invece loro pensavano
confondevano su questo. Due termini. Ma la fermavano perché la riconoscevano o la fermavano proprio perché... No, più che altro penso che mi riconoscevano, così certo. Potevano toccarmi, tastarmi da tutte le parti. Che è la cosa che le piace di più in assoluto, no, a me per niente. Niente, no, infatti, cioè immagino che tutti la fermino e la toccano. Beh, tutti ti vogliono toccare, ma tu addirittura sei diventato un documentario, proprio alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato in anteprima mondiale il documentario di Giancarlo Ronaldi e Steve Della Casa, Profondo Argento. Sì, è vero. Un documentario. Un mese prima è stato presentato un altro documentario, sì. Sempre su di me, che si chiamava invece Incubo. Incubo, sì. Beh, cioè. Ma è un bel segno quando uno quando viene fatto un documentario su se stesso? Finché sei vivo, sì. È un onore, no? Essere un documentario. Sì, ti raccontano un sacco di cose. Ci sono testimonianze, chiacchierano. Perché poi lei si è raccontato proprio in questo documentario, in Profondo Rosso, nelle sue anche le sue paure, perché oggettivamente anche lei ha paura, signor certo, Dario Argento. Come tutti. Sì, beh, come tutti, però lei è uno che teoricamente dovrebbe far paura, quindi nel senso, quali sono le sue paure? Questa domanda? Sì. È la milionesima volta che me gliela fanno. Però l'ha raccontato lei in questo documentario. Però magari no, le paure cambiano col tempo, no? Ci sono delle paure nuove che hai, che non avevi da ragazzo? No, non ho paure nuove. Io perché le paure racconto, sono interessanti. Noi parliamo di paure al cinema. No, paure proprio. Le paure. Paure nella vita. Paure grandi, paure piccole. Paure nella vita. Sì. Ma nella vita paure. No. Non so. Sì, le paure che ti hanno tutti. Certo. Paure di essere aggrediti. Paure. Lei una volta ha detto che lei è ipocondriaco. Sono un po' ipocondriaco, un po'. No, non completamente. Un po' condriaco, diciamo. Un po' condriaco, sì. Poco, quindi non tanto. Sì. Però una volta ha detto, tra l'altro sulle sue paure, signor Dario Argento, lei che è il più grande regista horror di tutti i tempi, ha detto che lei aveva paura che, ho paura che torni il fascismo e che torni Berlusconi. Questo un po' di anni fa l'aveva detto. Beh, poverino, essere sì, morto. Certo, esatto, e quindi in quel caso lì non è possibile. Sì. Fascismo, ma neanche... Fascismo non credo. Non crede. Quindi... No, sono fascismo sono certo che non tornerà. Quindi tranquillo sulle sue paure, cioè aveva queste paure. Non... Queste due paure le abbiamo eliminate. Ma invece quelle paure proprio spicciole della vita quotidiana, che ne so, le tende. Che appunto queste. E quali sono le sue? Ma non so, ad esempio. Star solo di notte. Di notte? Ma come? Paura di star solo una di notte? Una casa... Che scricchiola. Che buia, che di notte non funzionano le luci. Ho capito, ma cioè, succede. Cioè, lei gli è capitato di stare in una casa buia di notte in cui non funzionavano le luci? Sì. Ho paura che non hai pagato la bolletta a questo punto. Questo, questa è una paura... No? E cosa fa quando ha paura di notte in una casa in cui nel buia e non funzionano le luci? Ma niente. Niente? Aspetto che si accendano le luci. Che si accendano le luci. Ma se non funzionano non si possono accendere. Se e allora si aspetta la mattina. Mattina, lì con calma, passa la notte. Ma si ha più paura della realtà o delle cose che si immaginano e che si temono? Bella questa domanda. Delle cose che si immaginano e che si temono. Cioè, se io ho, questo se mi dicevate paure nel cinema, sì. Le paure del cinema che io racconto sono cose che immaginate, temute, che vengono da lì dentro, dalle profondità. Il lato oscuro? Il lato oscuro, sì, che prende il sopravvento e ti mette... in ginocchio adesso ci starebbe bene, ma i sogni i sogni aiutano la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere, anzi allora facciamo così, la traduciamo per lei: la vita è un incubo o gli incubi aiutano a vivere, a vivere? Non so cosa ho detto. Io non so cosa ho risposto. Infatti, no. Certo, la domanda era difficile. La domanda era quasi impossibile, ma cioè, lei ha più incubi o più sogni? Bella sogni. Più sogni? Sì, gli incubi di solito divengono, non so,
hai mangiato male. Certo, cioè, hai mangiato pesanti, peperoni. Sì, quelli vengono gli incubi. Gli incubi, se uno mangia. E invece i sogni vengono sempre. Sempre? Sempre. Ma fa sogni belli? A tutti, belli, brutti. Se li ricorda soprattutto? No, non me li ricordo. La mattina per un attimo. Sì, bisognerebbe scriverli. Per il tempo di scrivere non ce l'ho. Perché li ha già dimenticati? Già dimenticati. Certo, è un po' l'incubo di tutti chi fa i sogni. Beh, così. Perché a volte bisogna, se si sogna nella fase più profonda del sonno, a volte non si ricordano. Certo, no, infatti. Sì, infatti. Non lo so, stiamo parlando di Radio Sogno. Poi ha fatto anche adesso un video, un corto per due rapper. Sì. Per Salmo e... Salmo, il grande Salmo. Ti è piaciuto Salmo? A me piace tanto Salmo. A te? Sì, siamo diventati amici. Con Salmo? Sì, sì. E l'altro rapper? Noiz Narcos. Noiz. Lei li conosceva già o... No, conoscevo Salmo. Salmo, sì. Ma sì. Ti ha invitato Salmo a Olbia? No. No. Ah. Ma le piacerebbe rappare un po', signor Dario Argento o... No. Non sarei capace. No, vabbè, il rap, ma le piace il rap o le fa orrore? No, mi piace. Alcuni sono bravi, alcuni, altri meno. Sì, certo, chi sono quelli meno? I meno non li conosciamo. Sono meno. Certo, i meno sono meno, e i più, insomma. Ma meglio il rap o il pop? Ma tutte e due con la pizza. Tutte e due quando sono interessanti, tutte e due. Mm-hmm. Ma lei... rap forse un po' meno del pop. Sì, le piace di più il pop. Sì, cosa canta sotto la doccia? Non canto nulla sotto perché la doccia. Perché sotto la doccia lei è sveglio perché ha paura che arrivi l'assassino da fuori. Per quello non canta Dario Argento. Bisogna stare attenti, perché lì la doccia è un attimo. Un attimo sulla tenda. Lì la cosa migliore è avere più che la tenda, quella no, di tela, il box doccia. Box doccia, in modo che così uno lo vede l'assassino che arriva. Oppure lo blocca con la chiave. La chiave. Ma beh, chi non va con la chiave nella sotto doccia, la doccia? No, lei dice di chiudere il bagno con la chiave. Sì. Cioè il trucco per non farsi uccidere sotto la doccia è chiudere la chiave. Ma chi sta solo in casa non si chiude in bagno. Certo, sì, però se sai che può arrivare l'assassino, no? Beh, ma perché dovrebbe venire l'assassino? E perché doveva arrivare l'assassino? Ti uccide quando sei dentro la doccia, no? Di solito. Di solito sì, ma non è che accade spesso. Certo, questa è Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che non accade spesso. GR1. Ora... Cosa ne pensa lei della separazione Gianbruno Meloni? Guarda, io non so e non voglio conoscere i dettagli. Certo, io penso che, quello che è pubblico. La nostra Presidente del Consiglio ne esca rafforzata da questa situazione. Più che altro dal punto di vista delle donne italiane. Perché quando... Innanzitutto queste cose purtroppo che avvengono ti rendono umana, sì. No, questi politici in un modo o nell'altro sembrano sempre far parte di una casta, di qualcosa di diverso, non superiore ma diverso, e invece questo ti rende umana, perché tutte le donne che comunque hanno avuto problemi di questo tipo, e siamo tante, e sono tante, in un modo o nell'altro si sentono più vicine a una donna che comunque... sta affrontando un momento complicato. Ma anche lei, avrebbe reagito così, immagino, conoscendola, no, signora Ferrari? Ma questo non lo so come avrei reagito, probabilmente sì, però ripeto, lo trovo una cosa che la può solamente rafforzare. Non perché mi guarda così, Presidente Bertinotti? Perché ho sentito Meloni. Ah, Meloni, sì. Un nome che mi turba. Turba, no? Guardi, sono... Ti turba? Sì. Ma perché? Eravate amici? Sì, appunto, eravamo. Ah, non lo siete più? Cosa niente, non ci vediamo più per ragioni, come si capisce bene, del suo ruolo. Del suo impegno. Facendo il Presidente della Repubblica. Ha visto? Sì, sì. Ha visto? No, già anticipato? No, per adesso... Ecco perché mi fa paura. Adesso è solo del Consiglio. Ha capito perché mi fa paura. Cioè lei ha paura di una Meloni Presidente della Repubblica? Vedo lo sviluppo. No, adesso questo non credo, però è tutto... Ormai la politica è così disintegrata che tutto è possibile. Però Meloni disse di lei... Ho grande stima di Fausto Bertinotti, per questo ho un rapporto personale di amicizia con lui, è una persona che stimo, a cui voglio bene, indipendentemente dal fatto che combattiamo spesso battaglie diverse, abbiamo sempre difeso entrambi la nostra amicizia. Ma è vero, è vero, e io sono grato alla Meloni, non al Presidente del Consiglio, di questo apprezzamento e di questo rapporto amicale. E guardi che non si butti via. No, infatti. No, questo fa piacere, aiuta
l'autostima. Certo, certo. È molto elegante, in forma. Sì, in forma sicuramente sì, nel senso che pur non facendo sport... Ma come, il ministro dello sport non fa sport? Non come prima. Perché non ha tempo, immagino. Ma certo, no, prima molto, ma molto di più. Adesso quello che si può... Cos'è che riesce a farmi ministro di sport? Una volta ogni 15-20 giorni. Ma che come? E cosa fa, scusi? Non do una buona testimonianza. Ma come una volta ogni 15 giorni cosa prometto, fa? Mi riprometto di prenderli in tempo necessario. Sapete qual è il problema? Qual è? Che a me lo sport è piace spesso farlo in compagnia, sì, e quindi certo. Necessità di organizzazione, calcio, tennis, padel. E posso difficilmente convocare una partita alle 7 di mattina. Scusi, lei è il ministro, ma lei è il ministro, se convoca qua arriva tutti, scusi. Potrebbe essere, ma non sono pronto, non sono il ministro, domattina alle 7 padel. Facciamo un calciotto alle 7. Lei è grande appassionato di Venditti, no? Sì. Grande anche appassionato di Meloni, che come vede qua sono sempre, glielo ridica la Presidente. Lo dite allora, Brigida, che ci avete i Meloni fuori stagione? Sì, ma però non ci risponde, perché se non le spiego, quelli, tiene, quelli, quelli stagionali marciscono subito se li mettiamo qua, capisce? Dipende, sono trattati e poi fanno profumo. Senta, Meloni, cosa possiamo cantare alla Presidente mettendo insieme Venditti e Meloni? Beh, compagno di scuola direi no, perché niente, scuola come... non lo metterei. Non no, metterei no. compagno. Ah, no, ha ragione, certo. Scuola, sì, scuola, sì. No, dicevo, magari anziché Grazie Roma, fare, che ne so, anche lei poi è tifoso della Roma. Lei è tifoso della Roma. Non so, potrebbe essere così, vediamo. Che ci fai piangere, abbracciarci ancora. Rifacciamola dall'inizio, perché il punto principale... No, l'inizio, proprio quello è il pezzo bello che canta lei. Grazie Giorgia. Grazie Giorgia. Che ci fai vivere e sentire ancora una persona nuova. E adesso le piace un nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio? Ma guardi, non l'ho viste le partite della nostra... sa chi è l'allenatore, il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio? Chi è? Sarri? Sarri? No, Sarri allena la Lazio. La Lazio chi è? Lazio, l'allenatore della nazionale italiana di calcio, chi potrebbe essere? È quello che allenava prima al Napoli. Che si chiama? Come si chiama? Non sempre con la S. Aspetti, che adesso... l'allenatore della nazionale italiana di calcio sono tutti. Guardi, ma io non lo so. Ma come va a non saperlo? Fa senatore, scusi. Spalletti. Spalletti, la sapeva. Se fosse medicina mi avrebbero bocciato. Sì, 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 giustamente, tra l'altro. Sì, sì. Un giorno da pecora. A un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta La fine della storia Meloni-Gianbruno. Meloni difende la famiglia tradizionale, ma lei e Gianbruno non erano sposati. Lei aveva il terrore del filmino del matrimonio. Meloni si separa e vara la manovra, tagli per 2 miliardi. Gianbruno è corso dal barbiere a tagliarsi il ciuffo prima che glielo tagliasse il governo. Meloni scrive che lei e Gianbruno resteranno amici. Il centrodestra è in ottimi rapporti con gli ex compagni. Ed è sempre, sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1, e cara la mia simpatica Geppi Cucciari. E con noi c'è il magnifico Dario Argento. Dario Argento. Dario Argento, il più grande regista di tutti i tempi, il maestro dell'horror. Lo potete vedere sul canale YouTube della Rai, sulla pagina Facebook Un giorno da pecora Radio 1. Signor Argento, cosa stava spiando? Cosa ha visto? Cercavo lì. Che cosa? Che cosa? Che c'era? No, perché lei una volta era comunista. Dai, questa storia. No, ma è vero, vabbè, non è grave, dico. No, sì, erano. Erolo che è uno dei sette nani, no? Ricordiamolo. Senta, sì, ho lavorato in un giornale, certo, comunista. Sì, sì. Poi molti sono cambiati, sono cambiate le persone, siamo cambiati anche noi. Ma perché lei stava in potere operaio, no? Con non che stavo, no. Simpatizzavo. Sì, 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 all'epoca di Piperno, di Scalzone. Sì. Perché poi... I balestrini. Perché poi non li ha seguiti nella lotta armata?
No, chiedo, nel senso, come mai ha fatto delle altre scelte? Ma come, perché se io facevo il regista? Beh, chi ne so, ho capito, magari uno era convinto che potesse essere... regista, amico di Nanni Balestrini, molto amico, fraterno, sì. Quindi frequentavo la sera, qualche volta si andava al bar. Ma non gli è mai venuta, non è mai avuto la tentazione di fare, politica extra parlamentare? No, 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 assolutamente no. Ma hai partecipato a qualche scontro, a manifestazioni? No, no, ce l'avrei prese, certo. Quindi... Cioè, perché era piccolo, quindi se c'erano le cariche la polizia sì, scappava. Sì, ci avrei preso un sacco di botte. No, tu hai paura delle botte, dello scontro fisico poi? Mm. Non mi piace. Sì. Eh beh, certo, ma chi è che ha paura, chi è che vuole lo scontro fisico? Appunto, chi lo vuole. Ma perché... No, però magari uno potrebbe immaginare, visto anche nelle immagini dei tuoi film, che la tua passione per la violenza è solo cinematografica. Certo. Cioè, certo. Lei è un pacifista. Sì, beh, pacifista, sì. Fino a un certo punto. No, no, e fino a quale punto, scusi? Fino al punto, cioè, pacifista, però anche... Anche no. Anche giustizia. Cioè, porgi l'altra guancia? No, anche giustizia. Mm-hmm. Qual è la differenza tra pacifista e giustizia? Giustizia, pacifista è generale un po'. Mm. La pace, Gandhi. Sì, sì, ecco. Mm. Invece giustizia è... Vuoi che la giustizia trionfi. Trionfi, certo, sì. Senta, ma quindi per quello ho scritto Profondo Rosso, no? Per il comunismo, no? No, 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 non c'entra niente. No, no, lo chiedo, magari... Rosso come il sangue. Certo, sì. Però tu, sopra il tuo letto matrimoniale, per un periodo hai avuto una grande stella rossa. E chi te l'ha detto? Ma è vera o no questa storia? Cioè, quando si trasferì in casa con sua moglie, andò a vivere con... Con l'attrice Daria Nicolodi. È vero che fece mettere sopra il suo letto, dormiva con un materasso proprio per terra. Sì. E sopra cosa c'era? Una stella rossa. Sì, ma una stellina rossa. Grande, sì. Grande, sì, sì. Sì. Grande, molto grande. Sì, sì. Una volta venne un a trovarmi, insomma, una sera, un direttore... della 20th Century Fox. Beh, che venne insieme alla moglie americano dopo cena, sì. Beviamo una cosina, certo. Io sono astemio, quindi facevo finta di bere, e poi lui dice: oggi sono stanco, mi hanno ammazzato, volevo andare a dormire. Dice: mi fai fare un riposino in camera tua? Ho detto certo. Vai. Lui è andato, si è messo lì a letto nella sua camera. Dammi la camera da letto. Sì. Dopo mezz'ora esce fuori con gli occhi stravolti e dice: ma che è quella stella rossa che sta là? Dico, è una stella rossa. Certo, sì. È un'opera d'arte. Sì. Come un'opera d'arte? Quella è un simbolo comunista. Il simbolo di rivoluzione. Certo. Dico, sarà pure, però insomma io l'ho presa come opera d'arte. Sì. E quindi non le fece fare più nessun film? No, lo facemmo il film. Nonostante avesse la stella rossa sul soffitto, insomma, però è stato... No, sul soffitto, sulla parete. Sulla parete, era sulla parete, sì. Alle spalle. Alle spalle del letto proprio, sì. Sopra, quindi andavo a dormire e vedeva questa stella rossa proprio sopra. Sì, appesa, sì. Certo, Dio ti guarda, ma anche... No, com'era quello, certo. Potete dargli dell'acqua? Sì, dell'acqua, dategli dell'acqua. E adesso con noi c'è... Mario Capanna. Mario Capanna, Mario Ca, Mario Ca, Mario Capanna, Mario Capanna, Mario Capanna, Mario Capanna, Mario Capanna, il più grande rivoluzionario di tutti i tempi, signor Capanna, buongiorno. Ciao Battaglioni, e un saluto particolarmente caloroso a Dario Argento. Vi conoscete, signor Argento, con il signor Capanna? Sì. Dove vi siete conosciuti? Ma non ricordo. Ma che cosa avete fatto insieme, signor Capanna, se lo ricorda? No, ma la mia soprattutto è una conoscenza, diciamo, filmica, sì. Perché lui con quei suoi film pazzescamente straordinari mi ha fatto morire dalla paura ogni volta. Cioè, a lei facevano paura i film di Dario Argento, signor Capanna? Assolutamente sì. Qual è il film che ti ha fatto più paura, Mario?
Adesso te lo dico, ma sappiate sì. che ogni volta andavo a vederli mai da solo, ma con qualche amico o qualche amica, per la paura che mi incutevano. Ma questo... ma soprattutto, guarda, no, quello che più mi ha scioccato... Il telefono, Mario, telefono. Rispondi! Di chi è il telefono? No, il suo telefono. Aspetti, signor Capanna, c'è il telefono del signor Dario Argento che suona, sì, sì. La stanno chiamando. Ah, è vero. Sì, non... No, c'è una telefonata che arriva Dario Argento. Niente. Da uno zombie, non so chi è, qualcuno, sa quelle cose che chiamano. Mio amico. Quanto sei in shock, no. Lauro. Ma scusi, signor Capanna, lei aveva più paura che la picchiassero i fascisti o di andare a vedere i film di Dario Argento? I film di Dario Argento, ma voi non avete idea. Ma avete presente Quattro Mosche di Velluto Grigio, per esempio? Io sì. Sì, ce l'ha presente. Quello è bello, è più che quello che mi ha più terrorizzato. Bravissimo, straordinario. Ha capito? Grazie, Capanna. Mario, grazie. Ma scusi, e quindi lei teneva la mano ai compagni che la accompagnavano a vedere i film di Dario Argento? Lo ripeto, non andavo mai a vederlo da solo. Sì, questa sì. cosa. Certo. E io non è che sono un fifone, no? Beh, ma insomma. Voglio dire, adesso a parte gli scherzi, Dario ha avuto questa capacità straordinaria, sì. no? Di inventare e costruire questi film con una cura particolarissima, no? I piani lunghi, poi i primi piani, e poi i rumori, quei rumori pazzeschi, no? Quelle fissare la telecamera sui particolari più, come dire, obbrobriosi, nei momenti più cruciali degli assassini, delle violenze, come vogliamo dire. Una cosa pazzesca. Dario, bravissimo. Grazie, Mario. Guarda, il signor Capanna non si emozionava così dal 68. Ha sentito? Grazie. È un piacere, è un piacere parlare con Dario, perché è un onore parlare con Capanna. Beh. Dario, c'era Bud Spencer in Quattro Mosche di Velluto Grigio. No. Ma guarda, un momento. Sì. L'uccello dalle piume di cristallo, quello... se non vado errato, 1970, un po' il primo, correggimi se sbaglio, certo, Dario. Esatto. Sì. Il primo. Sì. Fu una cosa, veramente, ha detto bene un critico cinematografico, fu un sasso nello stagno, nel senso che si staccava completamente dalla consueta cinematografia italiana. Certo. Sì, ma anche mondiale. Si ricorda anche mondiale, bravo. Si ricorda, signor Dario Argento, che per quel film Hitchcock disse: ma quell'italiano comincia a preoccuparmi. Non è vero. Era una battuta che non pubblicitaria. È vero, vabbè, l'abbiamo detto così. No, io quel film in America è stato al primo posto negli incassi. Certo. È l'unico film italiano che negli Stati Uniti ha avuto questo onore di essere al primo posto al box office. Certo. Senta, ma poi per quel che vale, Dario, se io non ho letto male, ha avuto una specie di record degli incassi anche in Italia. Ma sa tutto, Capanna. È vero. Senta, mi sono preparato. Tra l'altro, siete tutti e due comunisti, signor Capanna, lo sa questa cosa? No, nel senso che Dario, ha ragione. Dario fosse lui di sì. una cultura progressista, sì. questo era evidente. Un reazionario sì. e non poteva fare dei film così creativi. Questo è il re ipsa. Certo, infatti, stavamo per dirlo. Yes, we can. Ma secondo lei i film dell'orrore sono di destra o di sinistra, signor Capanna? Sono di sinistra. No, che domande sciocche. Di sinistra. Che mi fai. No, ha risposto. Sono di sinistra. Dario Argento, di sinistra. Secondo lei? Perché la sinistra è abituata ad avere paura o a fare paura? No, perché hanno una fantasia che quelli di destra non hanno. Non hanno. È d'accordo, signor Capanna? Assolutamente sì, sottoscrivo. Bravo, Dario. Certo, sì, guarda, signor Capanna è così. Senta, ma l'abbiamo disturbata che sta facendo i lavori in casa, signor Capanna? No. Stavo andando, mannaggia, me l'avete fatto saltare, a raccogliere le castagne in un mio boschicetto dove io ho innestato i castagni selvatici. Pure le castagne, signor Ma voi non avete idea la bontà. Certo. Le castagne... E l'olio, scusa Mario, lo stai predisponendo? Già fatta la prima macinata delle olive, olio stratosferico. Sì, quanto costa? Ah!
programma 15? No, di più. Si è fissato, no, adesso di più perché è aumentato tutto. Ah, sì, quindi quanto costa un olio, un suo olio? Un litro d'olio di Mario Capanna? Almeno 18-20 euro. 18-20 euro. Non ha uguali al mondo. Signor Argento, se lo ricorda quando Capanna era un rivoluzionario e non si è imborghesito come adesso che vende l'olio a 18 euro? No, anche lo fa bene a venderlo. Se lo produce, lo ho capito, ma 18 euro. Mi piacerebbe, Lauro, che fossi imborghesito, ma non è così. Sì. Ma signore Dario Argento, le piace Elly Schlein? Elly Schlein, la segretaria del PD. Ma diciamo fisicamente? No, politicamente dico. No, politicamente si intende, no, ovviamente. Politicamente così così. Così così sarebbe. Io non sono tanto dalla parte sua. Perché a volte dice. Dice delle sciocchezze, a volte dice. Tipo? Tipo Dante. Dante. Quindi la capisci, perché molti le criticano di non essere chiara. Se tu dici questo, vuol dire che l'hai capita. L'ho capita. Sì. Sì. Preferiva Bonaccini? Sì. Ma che ruolo farebbe fare Elly Schlein in un suo film, signor Dario Argento? La strega. Ma perché la strega? Subito così, senza... Senza neanche pensarci un attimo, poverina, senso. Perché? Perché ci starebbe bene come ruolo di strega. Perché dovuto al comportamento, alla fisicità? No, la fisicità. Sì, e quindi... Scusa, per dire, il simpatico Lauro che cosa faresti fare? Ma cosa c'entro io adesso? Il simpatico Lauro... Niente. Non ci ho pensato. Niente. Il morto, lo facciamo nella prima scena. E a me cosa faresti fare? Ma chi se ne frega questo di A te parecchi ruoli. Fare. Sì. Tipo? La ragazza che immagine. Poi viene presa e pugnalata bene, così ce la togliamo. Ma a questo punto di anche cosa faresti fare a me? A Capanna, ogni qual ego di ognuno. A Capanna cosa gli farebbe fare? L'investigatore. Se sono l'imbecille, ho avuto paura. Che orrore. Sì. Senta, ma a questo punto che bello l'investigatore. Mario, ti voglio rubare il ruolo. Certo, già che ci siamo a questo punto, a Giorgia Meloni cosa farebbe fare, signor Dario Argento, nel suo film? Ma lei c'è quel bel visetto. Non lo so. Un personaggio simpatico. La protagonista del bene o del male, secondo te? Cioè sarebbe... No, non facciamo. Perché lei poi adesso, poi diventando presidente del consiglio, Sì. È migliorata, molto migliorata. Rispetto anche ai suoi accoliti. E quindi le farebbe fare, cosa potrebbe fare Giorgia Quindi Meloni? Potrebbe fare una dei protagonisti. Ma le piace quindi Giorgia Meloni politicamente adesso? No, però è migliorata molto. Cioè non le piaceva tanto prima e quindi adesso... Esatto. Prima piaceva poco. Adesso invece è una persona dice delle cose sensate. Gira come una trottola. Dappertutto, in tutto il mondo. E che voto dà il governo Meloni dopo un anno, signor Argento? Questo... O a Giorgia Meloni premier dopo un anno? Non saprei. Vabbè, più o meno, 2, 3, 4, 7, 8, 10... 8. Che è un po' lo stesso voto che gli darebbe lei, signor Capanna, credo. Ma no, perché pur con tutta la simpatia del mondo, voglio dire, non scordiamoci, no? Che la Meloni, e per non parlare della Russa e compagnia cantante, hanno vinto le elezioni, ricordiamolo, in un paese democratico. Altre, hanno vinto la minoranza dei voti. No, hanno vinto le elezioni, ci sono le elezioni. La maggioranza di chi è andata a votare. È chiaro che formalmente hanno vinto le elezioni, non formalmente. Quindi hanno la piena legittimità a governare, ma è evidente che sono proprio preda di una cultura fascista che non li ha mai abbandonati. Evidente, no? Questo è evidente. Evidente, no? A lei, guardi. A lei, Dario Argento, che è comunista, gli ha dato 8. Cioè, quindi... Ma ho dato 8 in genere. Certo, al genere. Però, lei... Ma cosa ha visto di fascista, signor Capanna? Cosa ha fatto di... Lei non è una persona... Si è rivelata una persona non così... Così...
così fascista, così, così cattiva. Certo. No. Che genere sarebbe? No, 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 Dario, su questo sono d'accordo, non è questo il punto. Qual è ma il la punto? Fiamma del simbolo, capisci? La fiamma e quella della non è colpa sua. No? Quelle sono stati i suoi sì. accoliti che l'hanno... Ma ancora la fiamma è rimasta, signor Capanna, insomma. Senta, signor Capanna, ma le fanno più paure i film dell'orrore di Dario Argento o la sinistra di adesso? Oh, per carità, non c'è paragone. Cioè? Nel senso che quella che tu dici la sinistra di adesso semplicemente non c'è. Non c'è. Mi dici dov'è? E beh, la sinistra, diciamo... Ma quale? Che il PD è di sinistra, secondo ragione, me? Ha ragione. E chi è di sinistra in Italia? Dov'è un partito socialdemocratico. Non c'è la sinistra. Anche Dario Argento dice che non è la sinistra. In Italia, no. Non c'è. Ma Frattoianni? Ma neanche in Francia neanche non c'è la sinistra. Mélenchon in Francia. Purtroppo, è vero. No, Mélenchon è così, cos'è? È una sinistra che salottiera. Salottiera, pure Mélenchon. E signor Capanna, Frattoianni è di sinistra? No. Ma vai porellino, ma a parole, ma io parlo a parole, hai ragione. Parlo della sinistra come sentimento di massa, no? Non c'è, non a caso vince la Meloni, no, le elezioni, capito? Sì. No? Quindi dobbiamo svegliarci. E lo so, ma la situazione è brutta e pericolosa. Sì, ma lo so, se lei che è un cattivo e vecchio maestro si mette a fare l'olio e le castagne, è chiaro che la sinistra non c'è più in questo paese. Caro il mio simpatico Mauro, mi dica, guarda che ti devo dare delle bacchettate, sappi che io tra le castagne, l'olio e compagnia sto facendo interminabili giri d'Italia a dibattere, a cercare di tenere d'este elementi, fatica improba. E mi sembra che non ci stia riuscendo, signor Capanna, scusi se glielo non dire. Ma cioè, cosa vuol dire? Ognuno fa il suo, lui fa il suo. Geppi, tu sì che mi capisci, tu sì che mi capisci. Sì, diglielo, diglielo Mario. Certo. Tu sì che mi capisci, no? L'importante è che ognuno porti la sua goccia per cercare di, come dire, dare un contributo. Scavare nella pietra, certo, sì, sì. Senta, signor Capanna, cosa ne pensa della separazione Meloni-Gianbruno? Ridete tutte e due. No, io non rido. Dario Argento. Se non stavano più bene, hanno fatto bene a separarsi. Lei li ha visti fuori. Ha dato anche un segnale al suo partito che era un po' così, la separazione, il divorzio, l'aborto, tutte queste cose qui era contro. Invece lei dritta, ha detto confuso, apertamente senza pietà, ha detto basta, lasciamoci, fine. Ma lei li ha visti fuori onda del compagno, del scompagno? No, li ha visti. Signor Capanna, lei cosa ne pensa da comunista di questa separazione? Che io, e ve lo dico con sincerità, ho avuto un sentimento di profonda simpatia per la decisione rapida e drastica di Giorgia Meloni. Alla fine vi piace a tutti e due Giorgia Meloni. Guarda, siamo arrivati a questo punto, signor Capanna. È stata chiara. Io non ho paraocchi, no? No. Di fronte a una donna che, come dire, si trova ad avere a che fare con questo bell'imbusto che non oso definire, no? Cioè, è il niente pieno di se stesso. Vabbè, adesso niente pieno di se stesso. Che dice e fa quelle robe lì, le mani sulla patta, ma vi rendete conto? Via. Brava Giorgia sotto questo profilo. Brava Giorgia, guarda, siamo arrivati al punto in cui Capanna ha detto brava Giorgia. Ma dietro c'è un grande dolore, non è così facile. Sei d'accordo con me? Ha fatto bene. Sicuramente non è stato facile, visto che... Certo. Non si amavano più, non vivevano più bene insieme. Ha fatto bene, ha dato una lezione. Certo. Scusate, ma c'è il punto della simpatica, che l'abbiamo interrotto. No, voglio dire, non è così facile dopo che sentire quelle cose sarà stato comunque un grandissimo dolore. Dietro quella chiarezza e di quel messaggio c'è ben altro. Certo, Geppi, su questo sono d'accordo con te, però ha fatto benissimo. Un altro grande dolore è quello che ci dobbiamo salutare, signor Capanna. Caspiterina, mi stavo affezionando. Mi rincresce molto anche a me. Lo so. Dario, comunque ti abbraccio tantissimo. Ciao, anch'io, caro. Ciao. Signor Capanna, mandi del suo olio al signor Dario Argento.
Ah, provvederò. Visto grazie. Che a noi non lo manda mai. No, bisogna pagarlo. Alla Gepi. Lo porterò alla Gepi, ma te Lauro no. Ah, certo. Glielo sì, devi sì. vendere a lui. Settarismo solito. Arrivederci, grazie ciao. Mario Capanna. Ciao, Mario. Arrivederci. Ciao. Arrivederci, ciao Mario. Ciao, Mario. Se lo ricordava così Mario Capanna? Come se lo ricordava? Sì. L'ho conosciuto. Certo, no? Certo. Senta, ma lei una volta è stato anche renziano? No, mai. Dice che è stato renziano, si è innamorato di Renzi, poi dopo quando aveva fatto la scissione dal PD si era un po' disamorato. No, ma non, renziano, no. Sì. Cioè, a me piace Firenze. Firenze, vabbè, non c'entra niente. Quello. Sì. Quindi, quando lui era sindaco di Firenze, sì, io... Sì, sì. Sì, avevo le piaceva. Una simpatia. Ma ha capito cosa è successo tra Renzi e Calenda, signor Dario Argento? Tra Renzi e Calenda, cosa è successo? Ah, questo non lo so, non mi interesso più di politica. No, no, infatti, sì, sì. Ma che ruolo potrebbero fare in un suo film Renzi e Calenda? Con questa risatina mi mette una paura, signor Dario Argento, che no, che cosa potrebbero fare? Due lì che sempre litigano, però vanno insieme... ma no, francamente non lo sembra niente. No, 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 infatti. Adesso con noi c'è Pietro Senaldi, Pietro Senaldi, Pietro Senaldi, Pietro Senaldi. Chi è? Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Signor Senaldi, buongiorno. Buongiorno a voi. In studio con noi c'è Dario Argento. Condirettore, si sposti vagamente alla sua sinistra. Se è possibile, nel senso. Se lo so, le sto chiedendo una cosa forte. No, però... beh, anche perché spostarsi alla sua destra era impossibile, faceva il giro dall'altra parte, credo. Senta, signor Dario Argento, il signor Senaldi. Io sono un libero pensatore. È un libero pensatore, condirettore di Libero, sì. Il quotidiano. Direttore responsabile nuovo. Mario Secchi, direttore editoriale sì. Daniele Capezzone. E quindi lei cosa fa, scusi, signor Senaldi? È il ragazzo immagine. Beh, hai detto niente. Cioè, sì, certo. È collegato dal solito posto, da cui è sempre collegato, con la tapparella dietro chiusa e la pianta dietro. Che cos'è? No, sono delle veneziane quelle. Sì, veneziane. Con tapparella chiusa. E dietro un ficus, cos'è quella cosa che c'ha dietro? Ma... sì, credo una pianta di plastica, però questo deve essere un ambiente, è volutamente un ambiente ostile, così la gente si trattiene il meno possibile. Ah, ma questo non è il suo ufficio, è il punto da dove fate... È il mio ufficio. Ah, è il suo ufficio. Perché... cioè, ma scusi, è in ospitale anche per lei? No, ma io ormai mi sono adattato, perché l'uomo si adatta a qualsiasi cosa. Ma perché una pianta finta, scusi, signor Senaldi? Ma no, magari sarà... così non la devo innaffiare. Ma... io non la devo certo, innaffiare. Sì, ma sì. Guarda che depura l'ambiente della stanza, la pianta vera. Lo so, però non posso pensare a tutte le cose. Perché magari vi aiuterebbe. Ha ragione, cioè... sì, si è ginocchio spostato a destra. Lo so che è una tendenza, proprio non riesce a non spostarsi a destra. Senta, signor Senaldi, conosce il signor Argento? Le piacciono i film del maestro Argento o non? Non lo conosco, però ho visto Profondo Rosso. Profondo Rosso. Ma sono più, certe volte, diciamo, fanno più paura i titoli di Libero o i film di Dario Argento, signor Senaldi? Io credo che facciano più paura i film di Dario Argento. Sì, non lo so, signor Dario Argento. Per noi non c'è il sangue, per no, esempio. No, no, certo, sì, sì. Senta, lei oltre che condirettore di Libero, è anche soprattutto, diciamo, nella parodia che fa Maurizio Crozza, l'amico di Andrea Gianbruno, no? Che vi caratterizza con una coppietta un po' di maschilisti, politicamente scorretti. Le piace quell'imitazione che vi fa di voi Crozza? Allora, io non ho mai detto nulla di quello che mi attribuisce, sì. Però io lo devo ringraziare perché mi ha fatto più bello di quello che sono, quindi per imitazione mi va benissimo. Sì, anche perché più brutto era difficile, diciamo, signor Senaldi, cioè esatto. Sarebbe stata un'operazione ai limiti dell'impossibile. Però no, quindi io gli sono sì, gli è riconoscente. Sì. Ma le piace poi, diciamo, l'aspetto comico o solo le piace il fatto che l'abbia imbellito? Allora, secondo me lui ha colto un po' lo spirito. Sì, è quello. Però ovviamente poi estremizza e dice delle assurdità che io non direi mai. Certo, sì. Cioè, ma lei non direbbe mai neanche le cose che ha detto Andrea Gianbruno? Direi che io non le ho mai dette per ora. Certo. Ma scusi, questa è una curiosità, visto che lei era... E ormai avendo raggiunto una certa età... penso che non le dirò. Certo, no, ma visto che lei spesso era collegato appunto con il Diario del Giorno di Gianbruno, ma le è mai capitato quando era in attesa di collegarsi di sentire questi fuori onda? No, questo non mi è mai capitato.
Capitato, questo a me non è mai capitato. Senta, ma ma vi siete sentiti dopo questi giorni così difficili? Allora, io, beh, io ho un rapporto con lui professionale. Certo, certo. Poi l'ho incontrato in aeroporto per caso. Ma quando? Io l'ho messaggiato. Ma io l'ho messaggiato perché, non, insomma, gli ho messaggiato perché immaginavo attraversasse un brutto certo. momento e volevo dire che comunque ero solidale con lui, che mi è dispiaciuto. Volevo dire che mi è dispiaciuto quello che gli è successo. Cioè, era solidale quindi, con lui o che le era dispiaciuto? No, solidale nel senso mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto quello che gli è successo. Sì, sì. Mi è dispiaciuto umanamente quello che gli è successo. E poi quando l'ho incontrato in aeroporto per caso, lui partiva, io arrivavo, l'ho salutato affettuosamente. Insomma, e lui l'ha riconosciuta? Beh certo. Sì, sì, sì. No, ma cosa vi siete detti? Come l'ha trovato? Non cioè... mi confonde con l'imitazione. No, no, diciamo. No, perché magari chi lo sa. No, no, certo, sì, sì, ma e come, cosa vi siete detti in quelle saluti all'aeroporto un po' frettolosi? No, poi c'era gente, io gli ho detto in bocca al lupo, mi dispiace, ti sono vicino, sentiamoci quando vuoi. E lui? E lui cosa le ha detto? Crepi? No, cosa ha detto? No. No, lui... si è provato, lui comunque era abbattuto, ma comunque vivo, vitale, insomma, quindi ha detto vivo. Grazie e ci sentiamo. Grazie, ci sentiamo. Che bel colloquio, ma secondo lei quei fuori... Ma scusate, ma se uno parte e l'altro arriva, dove che vi siete visti? Uno andava a Roma e l'altro all'aeroporto. A Milano. All'aeroporto. Sì. Ma dove arriva una sola partenza? Cioè, sì, infatti, nel senso... No, 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 ma io sono uscito e lui era lì che ti aspettava di partire. Certe volte Milano-Roma, quando uno arriva, si arriva dove si parte, no? Nel senso, l'aereo esce dal check-in. Senta, ma secondo lei, che insomma che lo conosce bene, lo frequentava nelle sue trasmissioni, quei fuori onda c'erano delle frasi sessiste, secondo lei? Ma insomma, io... lo conosco e so che lui, io credo che lui, che quelle non fossero delle avance, quelle non fossero delle avance, credo che appartenga un po' al suo modo di scherzare, sicuramente ha voluto mettere un po' in imbarazzo la stagista, sicuramente ha questo fare un po' guascone, però io non credo che lui sia un molestatore seriale come è voluto, come è stato costruito il personaggio. Ma se lei facesse quelle cose, sua moglie cosa le direbbe, secondo lei? Beh, immagino che non sarebbe contenta. Immagino che non sarebbe contenta. Senta, ma secondo lei ha fatto bene quindi Giorgia Meloni a lasciarlo? Beh, allora, c'è un punto di vista privato... che io questo sono cavoli e non ci metto il naso. Certo. Io credo che lei però l'abbia lasciato per dovere istituzionale, nel senso lei per quello che conosco e so e capisco è molto presa e compresa e sente molto la responsabilità del ruolo e di quello che deve fare. E io credo che lei alla fine si sia sentita, abbia detto insomma io mi alzo la mattina, c'è una situazione politica estera, di politica economica, non posso avere un fronte aperto anche in casa e non sapere che cosa mi trasmette Striscia la Notizia la sera prima ed essere attaccata sulla vita privata. E quindi si è tagliata questo braccio e credo che gli sia costato molto. E credo che però l'abbia fatto più per rispetto al suo ruolo di premier che perché in casa le cose non funzionassero. Ma lei da collega giornalista, se sua moglie diventasse premier, lei continuerebbe a fare il suo lavoro come lo sta facendo in un giornale anche come appunto il suo, insomma, sicuramente di chiara impostazione politica, libero, ma libero. Ma allora io devo dire questo, che lui si è fidanzato con la Meloni che era già un leader di partito, questo bisogna dirlo, e ha continuato a fare il giornalista. Poi lei è diventata premier, e sai, non è come la moglie di Letta, che tanto si sapeva che Letta durava 5 minuti, no? Se si tratta di 5 minuti... Certo. Lei dice, lui sa che dura 5 anni, quindi... Se non 10, e uno dice, io cosa faccio per 10 anni, insomma.
Comunque eravate una bella... Mi dedico allo sport, poteva fare il giornalista sportivo, sì, magari. Sì. Comunque eravate una bella coppia, signor Senaldi, lei e Gianbruno. Niente, adesso va bene. Ma io sono fedele e non lo tradirò. Mai, vai, nel senso, ma avete in programma delle serate, andate a teatro da qualche parte, vi invitano o non c'è niente di tutto questo previsto? Tipo sull'Isola dei Famosi. Potreste andare all'Isola dei Famosi tutte e due. No, a fare Pechino Express insieme. Oppure potreste farlo scrivere su Libero. Ma allora questo credo che non dipende da me, perché lei non conta niente, certo. So che lui scriveva già per il Tempo, io penso che lui in questo momento voglia stare un attimo via dai riflettori, sì. Credo che non sia sbagliata come scelta. Fatto bene a tagliarsi il ciuffo? Che credo che sia giusta sia dal punto di vista professionale che anche personale e familiare, perché certo, non dimentichiamoci certo, che c'è una bambina di mezzo, che il rapporto comunque... lo dice la Meloni, no? Non si è interrotto, c'è un'amicizia profonda, cioè non è che non si parlano più. Ecco. Signor Senaldi, grazie, ci mancherete, anche a Crozza mancherete. Presto. Vuole dire qualcosa a Crozza che non può più fare la coppia? Che io do anche tanti spunti anche da solo. Ecco, insomma, Crozza, guardi, comunque non dimenticarmi, diciamo, questo è il messaggio a Crozza. Grazie Pietro Senaldi, co-direttore di Libero, arrivederci, grazie. Arrivederci, questa grazie. È Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che... Arrivederci. Amore, ciao. Cioè, lei una volta si è innamorato di un manichino? Sì, certo. No, ricordiamo questa cosa. Certo. No, come sì, certo, di un manichino di quelli dei negozi. Quattro anni. È durata 4 anni. Più o meno insegnavo a... E chi ha lasciato chi? A nessuno ci siamo presi poi. Sì, ma poi... L'amore? Sì, ma poi è finita o... È a casa mia. Ah, il manichino è a casa sua. Certo. E lo psichiatra cosa dice? Bellissima. No, nel senso era una cosa del Settecento, di bellissima, questo mio manichino, di manichino con gli occhi di vetro, come doveva essere. Certo. È stata una cosa emozionante, che io finivo di lavorare all'università, scendevo in mezzo alla vecchia Napoli stupenda, sì. C'era questo signore che aveva un negozio che si chiamava L'Ospedale delle Bambole. Era un uomo, Luigi Grassi, ricordo perché meraviglioso, sembrava Totò, però più alto. Questo uomo ha consentito poi a venderle l'oggetto. Lui diceva di no. Lui diceva guarda, toccala, ma... Come toccala? Sì, perché io la carezzavo. Eppure toccava il manichino. Certo. Noi l'abbiamo chiamata per dirimere una delle questioni fondamentali che stanno attanagliando il paese. Lo immagino. Nel post di venerdì, Giorgia Meloni, in cui ha lasciato il compagno, ha annunciato, diciamo, perché poi probabilmente gliel'aveva detto prima, si è avventurata in una metafora geologica forse un po' arrischiata. Ha scritto: tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Allora, scientificamente, ci dica lei cosa succede quando la goccia spera di scavare la pietra. È che la scava alla fine. Sì. Basta darle del tempo. Purtroppo la metafora non è calzante, nel senso che è proprio il contrario. Cioè, dovunque ci sia l'acqua, niente regge, tanto meno le pietre. Un giorno da pecora e su Radio 1. Gianbruno ha tagliato il ciuffo, ora sembra molto più giovane, vorrà farsi perdonar. Con Gennaro si è confidato, dal barbiere non è un reato, lì è come un confessionale. Ma se Gianbruno ha tagliato il ciuffo, cosa succederà adesso? Come Sansone finirà? Gianbruno sistema il ciuffo, sembra un perito elettronico, Giorgia cosa penserà? Ma il ciuffo dov'è? Ma il ciuffo dov'è? Il ciuffo no, Gianbruno ha tagliato il ciuffo, ora sembra molto più giovane e a giocare se ne va. Nominato alla guida della Commissione sull'intelligenza artificiale, Giuliano Amato, che ha 85 anni. Ora il governo esagera con questo aumento dell'età pensionabile. Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
giorno da pecora, cara la mia simpatica Geppi Cucciari su Rai Radio 1. E caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1. Oggi con noi c'è Dario Argento. Dario Argento. Dario Argento. Il più grande regista di tutti i tempi, il maestro dell'horror. Una volta lei ha detto: sono il più grande assassino d'Italia. In 30 anni ho ucciso 90 persone. E ha detto anche: a furia di farlo, so bene come dare una pugnalata oppure strozzare, signor maestro Argento. È sì, vero? L'ho imparato. Ma sì. No, non per davvero, insomma, sì. Non davvero. Sì. Ho imparato come si fa a farlo. Sì, quindi potrebbe farlo, dice, nel senso. Sì. Se, ovviamente non lo farà mai, dico. In ogni modo, nei miei film, colui che pugnala sono sempre io. Cioè, lei che pugnala? Sì, sono io. E come si pugnala? Con una certa... si impugna bene il pugnale, sì. E poi con una certa forza, sì. Zan. Com'è? Zan. Sì. Alessandro Zan del PD, quello Zan proprio, ma è un colpo secco solo? Oh, colpo cosa uno? Lui ne fa dare decine e decine. Quindi non è Zan, è Zan. Beh, zan. Poi quanti colori di sangue hai usato? Perché tu usi diverse tinte di diversi colori del sangue. A seconda del colore dell'ambiente, del colore dell'ambiente, dei vestiti, dei riflessi di luce. A seconda, così. Senta, per provare a farla rendere a suo agio, noi possiamo anche noi provare a cambiare il colore del nostro studio. Adesso è blu. Facciamolo rosso, dai. No, anzi, secondo me possiamo fare qualcosa di più, nel senso, per ricordare un po' il film dell'orrore. Vediamo, così. Adesso è buio. Al buio, così, al buio. Però adesso accendete le luci rosse, solo le luci rosse, sì, non le luci del. No! Le luci rosse dietro senza i fari. Sì, adesso le luci rosse, vediamo. Le luci rosse dietro. Ecco, no, sì. Però spegnete i fari. Di studio e poi nel senso volevo capire al buio con le luci rosse dietro che effetto dà. Non si può fare, è venuto tutto rosso così. Senta, ma chi sarà invece l'assassino di questo governo? Diciamolo piano, al buio, tanto non ci vede nessuno. Chi cercherà di ucciderlo? Zan, chi è che farà Zan col pugnale? Questo ancora non si sa, perché io penso che questo governo starà sarà in carica per parecchio tempo. Ma Meloni deve avere più paura della coltellata politica di Salvini o di Forza Italia? Italia non sono così. Non ce l'ha neanche. Non sono così. Così pericolosi, dice. Salvini si è calmato, è diventato più. Perché è verde adesso? Scusi, hanno messo la luce verde, ma non capiscono niente, cioè senza motivo. No, dicevo, quindi se non è Forza Italia, Salvini potrebbe essere quello ho che. Ho detto no. No, neanche Salvini. No, si è calmato. Si è messo al suo posto. L'opposizione direi di no, perché no. No, quindi per un bel po' di tempo la Meloni sarà al suo posto. Suo posto. Adesso con noi c'è Romano, Andrea Romano. Andrea Romano, ex deputato del Partito Democratico. Signor Romano, buongiorno. Buongiorno, come state? Ma soprattutto come sta il maestro Dario Argento? Io sono anche emozionato. Devo dire. Cosa che non possiamo dire del maestro Dario Argento vedendo il signor Romano. Sa chi è il signor Romano? Non ci mancherebbe altro. È ex deputato, che è stato trombato alle elezioni e quindi non è stato più rieletto. I cittadini gli hanno dato una pugnalata, zan! Tra l'altro, proprio posso dire al maestro, sabato scorso ho visto con mia figlia piccola Nina Profondo Rosso. Perché? Lei voleva vedere su Skia. Ma scusa, quanti anni ha Nina adesso? 14? Beh, no. All'età giù, 12. All'età giù. Ma no, è troppo presto. Ma che è troppo presto? Qual è l'età giusta, maestro Dario Argento, per vedere i suoi film? 6-7 anni. Ma cosa dici, Dario? Sì. D'altra
d'altra parte, scusi, normale. Una bambina che ha un padre che ha fatto il deputato del PD, nel senso, non può avere paura di niente. Le ho già viste tutte. Tutte. Senta, signor Romano, cosa va? Come va? Perché è un po' che non ci sentiamo, lei non è più deputato. Sì. Come vanno i giardinetti adesso? Ma no, i giardinetti ci vado per correre. Diciamo, no, ho ripreso a insegnare a Tor Vergata, a Roma Tor Vergata, e faccio il professore universitario. Quindi un doppio danno per il paese, cioè nel senso che non è stato... No, cioè una cosa che poteva essere un vantaggio è diventato uno svantaggio, che mi va a formare i nuovi ragazzi. Lo so, infatti, ancora non se ne sono accorti. Sì, ma sarà questione di tempo. Infatti, dopo averne letto comunque diversi, senz'altro, di libri, hai deciso di scriverne uno anche. Ma perché ha scritto un libro, signor Romano? Beh, perché ho questa abitudine a scrivere, appunto, non facendo più parlamentare. Scriva delle lettere, cioè degli amici. Quelle sì, poi dal titolo, mamma mia, sembra la locandina del film Nanni Moretti. Allora, futura... l'epistolario lo pubblicheremo dopo, l'epistolario, quello successivamente. Ma era indeciso sul font da usare per la copertina, li hai usati tutti? No, Futura Umanità, il titolo del libro, storia della sinistra raccontata ai miei figli. E miei io voglio la risposta, grazie lo stesso papà. Esatto. Ma babbo, perché, babbo, ma perché babbo, ha dovuto raccontare la storia della sinistra ai suoi figli? Cosa hanno fatto di male? Ma mi sembra una domanda sacrosanta. In realtà io ho proposto all'editore PM una classica storia della sinistra, e loro giustamente mi hanno detto: vabbè, ma che palle, non so se si può dire a questo. È la recensione quella. Sì, esatto. L'ennesima storia della sinistra. No, perché non fai invece un dialogo con i tuoi figli sulla storia della sinistra? E mi è sembrata un'idea efficace, allora è venuto fuori un dialogo con i miei figli, che però è anche una storia della sinistra italiana, naturalmente in forma, come dire, non così seriosa, anche se si affrontano temi che fanno parte di questa storia. È un horror. Ma è come... No, nel senso... No. Maestro Dario Argento. Ma ti sei immaginato delle domande dei tuoi figli o queste domande i tuoi figli te le hanno fatte veramente? Ma no, me ne hanno fatte veramente nel corso degli anni, anche perché essendo figli poverini di un papà malato di politica, capita spesso di parlare di politica. E poi hanno anche età diverse, i due più grandi hanno 24 e 22 anni, Nina appunto ha 12 anni, quindi fanno anche domande diverse. Nina mi ha detto: sì, va bene, ma cos'è questa sinistra di cui sento sempre parlare? Esatto. E insomma gli ho risposto in vari modi. Ma e nessuno le ha chiesto dei suoi figli: ma papà, scusa, ma dov'è la sinistra? Nel senso, perché me l'hanno chiesto, ma mi hanno chiesto, ma insomma, a cosa serve questa sinistra? Mi hanno chiesto, ma il PD va sciolto o no? No, di PD, sinistra si stava parlando, cosa c'entra il PD adesso? Romano, scusi. Maestro, mi hanno chiesto... Sì, no, maestro Dario Argento, che domanda farebbe al signor Romano sulla sinistra? Ci ha scritto un libro. Certo, sì, ma che domanda, cosa gli chiederebbe lei? Non lo so, io non lo so perché non ho letto il libro, però... Allora, la sinistra raccontata a mio nonno. Cosa diresti a tuo nonno? Sì. Ma la domanda è per me, ma no, io mi permetto di suggerire al maestro Argento che la sinistra serve, è servita nella sua storia e serve ancora in fondo a tutelare la dignità di tutti, dove la parola chiave è tutti insieme a dignità, perché il tema, la vera novità della sinistra è quella di rivolgersi a tutti gli italiani, in particolare della storia italiana. Il rischio che corre la sinistra è quello invece di rivolgersi a piccoli gruppi, a minoranze. Per carità, le minoranze sono sempre da rispettare, però se diventa una sinistra minoritaria che parla soltanto a pochi italiani, non può che restare all'opposizione. Questa è una delle riflessioni che faccio. Ci dia una buona notizia, signor Romano, lei che è stato ex deputato del Partito Democratico, trombato alle ultime elezioni, non si candida alle europee? No, per carità, ci mancherebbe altro. Non mi candido, ma perché penso che quando uno perde alle elezioni, come è capitato a me, come è capitato ad altri colleghi, deve prendere atto del risultato delle elezioni, di quella che è stata, diciamo, la volontà degli elettori, e tornare al proprio lavoro. Quindi basta, non si candida, non solo alle europee, non si candida più. Ma no, non credo proprio di candidarmi, anche perché ho fatto per 10 anni. No, ho fatto per 10 anni il parlamentare, Lei cosa ha capito? Anche perché tua moglie non ti manda, secondo me. Sì. Mia moglie non mi manda più, mi ha detto stai a casa e vai all'università al massimo, e quindi insomma è quello che faccio. Senta, Dario Argento, cosa ha capito? Che si candida o che non si candida, secondo me? Non mi candida. Cioè, ha detto che non si candida, ma non è che se uno dice... Ma una volta gli abbiamo tagliato i capelli perché ha detto una cosa che non ha fatto. Allora, se ti candidi, cosa ti fa
facciamo? Sì. No, ma più di quello che mi avete già fatto, niente. Si candida e lo ritrombano. Esatto, questo rischio, no, è bruttissimo. Sì, sì, è bruttissimo, sarebbe una fine disperata. Signor Romano, però è sempre nella direzione. No, sono un iscritto semplice al Partito Democratico. Ma ancora mandi le cose su WhatsApp di Democratica? No, basta. No, Democratica non esce più da alcuni anni. Allora ti posso sbloccare, perché ti avevo bloccato su WhatsApp. Non se ne è accorto nessuno. Hai fatto bene, però se mi sblocchi mi rendi un uomo felice. È sempre sposato. Essere sbloccato da Jepp, ma è fantastico. È sempre sposato, felicemente sposato. Certo, felicemente sposato con Sara. Sappiamo che lei, insomma, oltre a essere un grande playboy... Ma questa è una vostra illazione. Destituita di ogni fondamento. Vediamo, è solo una questione di tempo. È il prossimo Gianbruno, lei, Romano. Ma perché? Eri già sbloccato, Andrea, tranquillo. Ti avevo già sbloccato perché forse me l'avevi già detto che Democratica non ci va. Sei più gentile di quanto vuoi apparire. Tra l'altro si è appena tagliato il ciuffo anche lei. Vedo, signor Romano. Ma io non l'ho mai avuto il ciuffo, quindi insomma è semplice. Sì, stamani sono stato dal barbiere perché questa occasione di ritrovarvi era talmente importante che mi sono anche nostra. Tanti ascoltatori ci dicono: ma dov'è finito Romano? Chi lo sa? Romano. Certo. Grazie ad Andrea Romano. Ricordiamo il suo libro Futuro Umanità, storia della sinistra raccontata ai miei figli, edito da PM. Arrivederci. Ciao, un grande abbraccio. Un abbraccio a tutti. Arrivederci. Saluta Nina. Ciao Romano. Nina, anche la Pinta e la Santa Maria. Arrivederci, signor Romano. Senta, maestro Dario Argento, quello che le volevo chiedere è questa cosa qua, dico questa frase per prendere ma non possiamo far sentire la roba di La Russa che mi faceva molto ridere. Certo, sì, adesso possiamo farla sentire perché... No? Sì, no, possiamo farla sentire. Perché guarda, siccome ogni tanto tu mi fai sentire delle cose anche un po' a caso, no? Sì. Da un po' che non mi fai sentire come sta andando La Russa come presidente del Senato. Beh, come sta andando? Fa il presidente del Senato. Ma sempre bene, tutto bene, perché lui comunque anche a rappresentarci fa sempre, molto preciso. Il presidente del Senato è la seconda carica dello Stato. E quindi sa sempre tutto, chi ospita, chi non ospita. L'altro giorno ha detto... C'è ancora l'albanese. Oh, c'è ancora l'albanese. Chi? Tare, quello della Lazio. No, non so. Ma chi è l'albanese? Ma è un cognome, l'albanese. No, o c'è... è l'apostrofo albanese. E chi era? Mi ringrazio. Approfitto per salutare l'onorevole Iorida Tabacu. L'albanese è un albanese che fuma un sacco e si chiama Tabacu. E quindi chi è la Tabacu, la russa? Presidente della Commissione Integrazione Europea del Parlamento albanese, che accompagnata da una delegazione ci sta facendo visita. Brava. Sarà contenta, certo. Di come abbiamo accolta. E quindi abbiamo capito che c'è ancora l'albanese. C'è ancora l'albanese. Senta, che ruolo farebbe fare in un suo film alla russa, maestro Dario Argento? Mi pare che tu me l'abbia fatto fare questa domanda, adesso è presidente del Senato, però adesso quindi, mi raccomando, sempre la russa E quindi cosa potrebbe fare, dice la russa in che senso recita se stesso, ma che ruolo è, cioè nel senso che ruolo di la russa, qual è il ruolo della russa, scusi, quello di parlare in quel modo strano. Sì, ma che ruolo è? Cosa? Basta, fine, non è che c'è da fare. Ma fa l'assassino o viene ucciso? No, non ci sono tutti questi ruoli quello viene ucciso, quello fa l'assassino, quello è buono, quello è cattivo. Sì. No, i film si fanno. Certo. Si scrivono secondo una storia, un pensiero, quindi... Chi è il prossimo morto della politica italiana dal punto di vista ovviamente politico, dico, se lei che è il prossimo che viene pugnalato, secondo lei, maestro d'Argento? Ma non ci ho pensato. Lo so, infatti, chi glielo può chiedere una domanda del genere, oggettivamente? Non lo so, da dove vengo? Che paura mia. Forse sta arrivando, perché sembra che non arrivi, ma arriva. Arriva. Forse. Ma di chi stiamo parlando? Della politica italiana, dico. Sì. Di chi muore? Sì, chi viene il prossimo. Abbiamo aspetto le luci. Il prossimo che viene pugnalato della politica italiana. Pugnalato alle spalle proprio. Alle spalle? Sì, sì.
quello del Movimento 5 Stelle. Conte. Lo pugnala alle spalle, dice. Sì. No! Ma chi lo pugnala alle spalle? I suoi, proprio la congiura. Un grande classico. Certo. Ma Dario, stai lavorando a un nuovo film? È un film in preparazione? Sempre ce l'hai tu? Sì, io veramente avevo un film che stavo preparando quasi avanti. Sì. In preparazione. Poi sono caduto e mi sono rotto un femore. Certo. E allora ho dovuto rimandare. Mm. Quando si rimanda una cosa, non si sa più quando si ricomincia. Perché devi ricominciare a cercare, quando sei pronto, certo, stai bene, devi cominciare a cercare i soldi, tutto. A cercare il distributore. Ma abbiamo un titolo? No, titolo non niente. C'è. Un'idea neanche, di trama? Non c'era neanche il titolo. Niente. L'idea di trama, posso dire che la protagonista sarà Isabelle Huppert. Voilà, très bien, sì. Parbleu. Senta, no, ma cosa fa? Muore o investiga? Non muore. Rischia di morire, ma non muore. Sì, proveranno ad ammazzarla in diverse scene, ma lei non muore. È perché è furba, Isabelle. Non si sa perché non muore. Ah, non si c'è un motivo. Ah, per cui... attenzione, stai gettando subito una luce. Cioè, abbiamo già detto il finale, quindi del film. No, abbiamo spoilerato vabbè, il finale. Dire, no. Senta, ma è vero, signor Dario, che per ispirarsi andava a visitare gli alberghi più brutti e tremendi? No, non per ispirarmi. Sì. Per scrivere e poi non orribili. Quando dovevo scrivere i film